Per rafforzare la collaborazione nelle situazioni d'emergenza provocate da catastrofi naturali o eventi climatici avversi, la Regione Toscana e l'Enel hanno siglato un protocollo d'intesa. Tra i punti cardine dell'accordo, la promozione di attività di formazione congiunta fra i dipendenti dell'azienda elettrica, la Protezione Civile regionale e le associazioni di volontariato, esercitazioni del personale per incrementare la conoscenza dei rispettivi moduli organizzativi, una migliore interazione anche dal punto di vista delle comunicazioni. Si va a consolidare quella che è già un'ottima collaborazione con la Regione Toscana. Si parla di stabilire canali di contatto ancora più chiari, che sono importantissimi poi per gestire al meglio le fasi di emergenza e soprattutto per preparare appunto in tempo di pace, lasciatemi dire, quella che è poi appunto la gestione delle emergenze. Come? Attraverso attività di formazione congiunta, ad esempio che si potrà svolgere presso il nostro centro di addestramento di Pistoia, da parte della volontaria protezione civile, corpo di protezione civile e tutto insomma il sistema. Sicuramente questa integrazione arricchisce notevolmente il sistema di protezione civile, che si basa anche su una formazione che verrà fatta ai volontari, ai nostri dipendenti, e quindi diciamo contiamo in questo modo di raggiungere un grado di efficienza ancora maggiore rispetto all'attuale, che comunque soprattutto in questi ultimi eventi ha dimostrato di essere presente ed efficace.